Artista, regista, performer e critico d'arte. Claudio Cintoli è una personalità eterogenea e complessa nel vasto panorama dell'arte italiana del Novecento, dal percorso artistico intenso e molto significativo. L'opera che oggi vi presentiamo entrò a far parte di una performance, un'azione collettiva organizzata da Cintoli il 25 marzo 1969, nella storica Galleria d'Arte L'Attico di Roma, diretta dal gallerista Fabio Sargentini. L'azione consisteva nel coinvolgere il pubblico proprio nell'atto di sciogliere e annodare complessi grovigli di corda di varia dimensione disposti in diversi punti della galleria. Siamo nel periodo a cavallo tra gli anni 60 e 70 in cui Cintoli operava nell'ambito dell'arte povera. Ambito questo in cui l'artista ci ha dato le sue migliori prove. Mostre, esposizioni, che si risolvono sì in oggetti dal materiale povero, comune, di uso quotidiano, ma che prima ancora di essere oggetti, essi vogliono essere avvenimenti, quasi una presa di coscienza visiva e tattile di ciò che può scaturire da un'azione comune, naturale, come quella di annodare o sciogliere una corda. Parlando delle sue opere, Cintoli afferma che esse sono l'incontro, la combinazione tra campo ed immagine. Se il campo, ovvero la materia stessa dell'opera, è per sua intrinseca natura limitata e limitante, ogni azione, ogni intervento che viene esercitato su di essa è in grado di espanderla al di fuori di ogni costrizione, dando vita all'immagine.